questo è uno dei 10 poli territoriali che stiamo attivando in tutto il territorio cittadino, uno per ogni municipalità, in maniera tale da essere quanto più prossimi alle nostre famiglie, alle nostre coppie, ai nostri cittadini. Questo è un territorio tra l'altro molto ampio, molto articolato, anche pieno di questioni sicuramente da affrontare, quindi questo è uno spazio in cui si possono leggere davvero i bisogni delle famiglie. È uno spazio quindi dedicato al sostegno alle famiglie, ma anche a una presa in carico molto più complessiva, molto più articolata, che non guarda più agli interventi singoli, ma a degli interventi integrati. Quindi è un progetto quadro che prende in carico l'intera famiglia e non soltanto il genitore o il bambino. Se ne sta aprendo uno per ogni municipalità, sono i nuovi poli territoriali e questo è il nuovo centro per le famiglie di Poggioreale e San Lorenzo Vicaria. Promosso dal Comune di Napoli e gestito dalla cooperativa ERA del gruppo GESCO, si rivolge ai nuclei familiari della quarta municipalità con interventi personalizzati ed attività di ascolto e informazione. I centri nascono con l'obiettivo di sostenere ciascun componente del nucleo familiare in tutte le fasi, un punto di ascolto su diversi temi come le difficoltà nelle relazioni familiari, la separazione dei genitori e i problemi legati all'adolescenza, soprattutto in aree caratterizzate da forte degrado culturale e sociale e devianza minorile, con nuclei familiari multiproblematici. Le attività si caratterizzano per una grande flessibilità, potendo garantire ai genitori, ai bambini e agli adolescenti interventi mirati e personalizzati, oltre ad informazioni sull'affido, sul volontariato familiare e sui percorsi relativi all'adozione nazionale ed internazionale. La famiglia viene ascoltata e il bisogno viene riconosciuto, quindi anche per prevenire delle emergenze che evidentemente richiederebbero degli interventi molto traumatici per le famiglie e per i bambini. Quindi avere uno spazio anche che risponde agli invii per esempio del Tribunale, alle esigenze delle famiglie, delle coppie conflittuali attraverso uno spazio di mediazione, questo è un luogo anche della prevenzione, quindi non soltanto del trattamento e della cura, ma proprio della prevenzione, del disagio e delle emergenze.